Proseguono lungo l'Arzilla i lavori della nuova ciclabile tra polemiche e l'abbattimento di alberi. La Finanza di Pesaro ha denunciato 3 funzionari e 4 imprenditori responsabili di diverse condotte illecite nell'ambito delle procedure di appalto di lavori pubblici. Diocesi in lutto, Don Sergio Marangoni è tornato alla casa del padre, sabato i funerali a Rosciano. Una nuova ciclo pedonale alla Trave nel parcheggio Campioni dello Sport. Nelle prossime settimane al via gli interventi in Viale Kennedy. Marotta di Mondolfo pronta ad ospitare 45 artisti per la seconda edizione di Mosaichiamo la città. Il 21 e 22 maggio Fano torna ad essere capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva con il Gran Galà dell'Olio. Mercoledì 11 maggio, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono sulle nostre pagine social. Lavori non stop lungo la ciclabile dell'Arzilla a Fano. Oggi vi raccontiamo un episodio accaduto ad una residente che si è vista abbattere i suoi 3 alberi piantati 17 anni fa per la posa del muro di contenimento. Sono stati violati i miei diritti, ha detto, mi è rimasto solo il diritto di parola. Vediamo. Da un giorno all'altro si è ritrovata senza i suoi 3 alberi nella verde scarpata la signora Stefania Roscini, residente nel quartiere di Gimarra a fianco del torrente Arzilla. Infatti, da alcune settimane sono partiti a gran ritmo i lavori per la realizzazione della ciclabile lungo l'Arzilla, che solo fino a poco tempo fa era un sentiero ciclopedonale del tutto naturale. Proprio in questo punto, le grosse benne degli escavatori hanno scavato il terreno a lato delle case per la posa dei muri di contenimento che andranno a delimitare il percorso. Tra queste c'è proprio la casa della signora Stefania, che si affaccia lungo il tratto interessato dai lavori. 2 settimane fa ho firmato per fare i lavori, sono venuti qui, mi era stato promesso che avrebbero cercato di salvare i noci in tutti i modi e io ho chiesto di potarli molto, a 3 altezze, ma molto bassi, perché pensavo che togliendo il peso reggessero meglio, ma c'era un agronomo che mi ha consigliato di non potarli. Non sono stati punteggiati da sotto e quindi una volta smossa la terra sotto la cacciotta erano diventati pericolosi. Ho dovuto dare il permesso perché ormai erano penzoloni. Non sono riuscita a difenderli, niente in nessuna maniera, ma era già tutto programmato. I noci non dovevano stare lì e io non dovevo stare lì perché questo pezzo di terra gli serviva fin dall'inizio. Io sono qui per denunciare per l'ultima volta, buttando giù 3 noci che per me erano molto importanti. C'erano gli scoiattoli sul noce, c'erano i ricci, c'erano le farfalle, c'erano i lombrichi. Tutto questo è stato portato via a palettate. Non mi è stato mai chiesto niente, quel poco che mi è stato chiesto è stato quasi ordinato. Quando ho tentato di difendermi ho capito che le leggi per noi cittadini non ci sono, sono fatte apposta per le istituzioni, non puoi metterti contro le istituzioni. Io ce l'ho con tutti coloro che hanno avuto in mano questo progetto. Un piccolo spazio verde, ha aggiunto Stefania, ricco di vegetazione e rilassante nelle ore calde d'estate grazie all'ombra di quei 3 noci che ora non ci sono più. Qui, come già annunciato da diversi residenti, associazioni ambientaliste e frequentatori, si sta stravolgendo tutto l'ambiente naturale di questo bellissimo luogo. Questo voglio denunciare, perché ormai i miei noci non me li ridà più nessuno. Il mio ambiente ecologico che mi ero creata in questi 17 anni non me lo ridà più nessuno. E io ogni giorno ci sto più male. Io non riesco più a venire giù all'orto. Inoltre, la signora Roscini si è dovuta farsi tutelare da un avvocato. Io ho dovuto mettere l'avvocato. Prima si doveva entrare di 2-3 metri nel mio orto, ma nessuno mi aveva parlato di niente. L'ho saputo così per caso. Poi è stato cambiato il progetto, poi si salvavano i noci, forse si salvavano e forse no. Io ho firmato una settimana prima dello scavo, quindi a progetto esecutivo, penso che prima qualcuno poteva venire da me. Ma io ci metto dentro tutti, dal geologo alla paesaggistica, ce l'ho col genio civile, ce l'ho col sindaco, ce l'ho col comune, ma ce l'ho proprio con tutte le istituzioni, perché quando mio figlio l'altra mattina
mi ha visto brontolare ancora e mi ha detto: mamma, ma tanto cosa ci vuoi fare? Le cose vanno così. A me non mi sta più bene che le cose debbano andare così, perché comunque le istituzioni sono state create per proteggere il cittadino. Qui non è venuto mai nessuno né a controllare la scarpata, che io gliel'avevo detto, se tirate giù i noci casca tutto. Sono 17 anni che curo quella scarpata. Mi si poteva chiedere a me invece di andare dal geologo, che qui non è passato. Il mio avvocato se mi ha detto chiaramente: se non vado nel penale, a me qui non mi spetta niente. Intanto, come annuncia il comune, la prima parte dei lavori terminerà entro l'inizio dell'estate, con la ripresa del cantiere per il mese di settembre. La Guardia di Finanza di Pesaro ha denunciato 3 funzionari e 4 imprenditori responsabili di diverse condotte illecite nell'ambito delle procedure di appalto di lavori pubblici. Le indagini, che hanno riguardato il periodo che va dal 2016 al 2019, sono partite da presunte irregolarità rilevate su un cantiere sovvenzionato dal Comune di San Lorenzo in Campo, da cui era emerso un certificato che attestava il completamento dei lavori, in realtà non terminati. Da lì l'attenzione dei finanzieri, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, si sono concentrate sui lavori di altri 5 cantieri commissionati dai comuni di San Costanzo, Cartoceto, Urbino e Pesaro, per un valore complessivo di oltre 4 milioni e 300 mila euro. Le attività investigative hanno consentito ai militari di accertare le diverse ipotesi di reato: abuso d'ufficio, falsità ideologica, subappalto non autorizzato, tentata truffa, frode in pubbliche forniture e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Oltre alle 7 denunce, è stata inoltrata la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti di Ancona per la quantificazione di un danno erariale che si aggira attorno ai 518 mila euro. È morto all'età di 90 anni don Sergio Marangoni, nato a Fano il 6 febbraio del 1932. Dopo aver frequentato il Pontificio Seminario Regionale, è stato ordinato presbitero a Montegiove il 7 agosto 1955 da Monsignor Vincenzo del Signore. Ha esercitato il suo ministero come cappellano a San Michele al Fiume e poi è stato parroco a Magliano di Fano. Con il vescovo Costanzo Micci ha svolto nei vari anni la funzione di segretario. Dal 1 gennaio 2000 è stato segretario dell'Economato diocesano e dal 15 gennaio 2005 collaboratore della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Centinarola. I funerali si svolgeranno sabato 21 maggio alle ore 9:30 nella chiesa di Rosciano. E sono terminati i lavori della nuova ciclopedonale nel tratto di Piazzale Campioni dello Sport alla Trave di Fano. L'assessore Tonelli intanto annuncia che sono previsti nuovi interventi lungo il tratto di Viale Kennedy. Vediamo il servizio. Da oggi, per chi proviene dall'interquartiere di Fano in bici o a piedi, potrà contare di percorrere finalmente in sicurezza il tratto del piazzale Campioni dello Sport in zona Trave, grazie alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Infatti questo luogo era oggetto di pericolosi slalom dei ciclisti tra le auto, visto che la ciclabile si concludeva proprio all'interno del parcheggio. Quest'opera, realizzata da ASET SPA, è stata realizzata in calcestruzzo vibrato e spazzolato con una tonalità cromatica di colore rosso, simile a quelle utilizzate per tutta la parte degli interquartieri. Qualche giorno fa abbiamo aperto questo tratto di ciclabile che prosegue dalla ciclabile dell'interquartieri e raggiunge via di Villa Tombari e via Modigliani. Questo tratto fa parte della ciclabile dell'Arzilla, quindi è molto importante perché congiungerà il quartiere di Gimarra, Arzilla, Paleotta con il Poderino, zona del cimitero. Vediamo come si sta sviluppando la rete delle ciclabili in questa parte di città, che verrà proseguiremo con i lavori e verrà completata nell'arco di quest'anno. La ciclabile è larga 3 metri e lunga 200 metri, completamente illuminata, raggiungerà via di Villa Tombari e via Modigliani per poi proseguire in via della Paleotta fino alla ciclabile dell'Arzilla verso la foce del torrente. Inoltre l'assessore Tonelli ha annunciato i prossimi interventi che riguarderanno tutto il tratto di Viale Kennedy. Invece i prossimi lavori riguarderanno Viale Kennedy.
Poi ci sposteremo con i lavori in Viale Kennedy, dove verrà riqualificata la ciclabile esistente. Oggi è una corsia, domani vedremo una ciclabile a doppio senso di marcia, quindi protetta con un cordolo. Fa retromarcia con il suo furgoncino Fiat Doblò e colpisce una moldava di 69 anni residente a Cartoceto. È successo questa mattina poco prima delle 11.30 vicino al Duomo di Fano in via Arco d'Augusto. Un corriere condotto da un 41enne del posto, nell'effettuare la manovra, ha urtato la donna che stava transitando a piedi lungo la via del centro storico. La signora è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Santa Croce. Sul posto anche i vigili urbani. E l'aumento delle temperature ha portato diverse persone sulle spiagge della città con un mese di anticipo. Questa mattina siamo andati a sentire come i fanesi si sono organizzati per la stagione balneare. Inizia la bella stagione, quindi cosa c'è di meglio che fare una bella passeggiata al mare? Lei di dov'è? Di Fano? No, di Firenze. E qua per lavoro? Per lavoro, sì. Ho approfitto perché mi è saltato un appuntamento e quindi e quindi sono qua ad aspettare il prossimo. Mi piacerebbe essere in vacanza, ma sono a lavorare, quindi niente. Hai già fatto un tuffo? Beh, stamattina sì, l'acqua è 20 gradi, quindi si sta bene adesso. Ma lei viene tutte le mattine al mare? Tranne l'ultima settimana che non c'era il sole, quindi... Quindi hai già fatto il bagno? Da quant'è che lo fa? Da una settimana, 10 giorni. L'acqua è 20 gradi, quindi si fa bene. Come si sta oggi al mare? Benissimo. Fantastico. Lei ha preso l'ombrellone oppure viene in spiaggia libera? No, prendo l'ombrellone io. Però oggi tuo primo bagno? Sì. Com'è andata? Bene, molto fresca l'acqua. Vieni qua solitamente al mare? No, di solito no, mi sposto. Quindi hai approfittato di questa pausa pranzo? Sì. Come si sta in acqua oggi? Lei ha fatto il suo primo bagno? No, non è il primo. Ah, no? Lo fa tutti i giorni? Quarto, quinto bagno. Sì. Com'è l'acqua calda? L'acqua non lo so, la temperatura non lo so, per me è fresca, buona. Maggio per me è il mese migliore, quindi anche per fare i bagni. Meno prendiamo un po' d'aria, sentiamo il rumore del mare che è sempre piacevole. Oggi si sta molto bene fra l'altro. Sì, si sta molto bene. Invece di stare magari in un luogo chiuso, si sta all'aperto, siamo stati troppo tempo chiusi. Ma lei d'estate prende l'ombrellone oppure viene in spiaggia libera? Dipende, quest'anno penso andremo in spiaggia libera. Mai questa decisione? Perché magari andremo anche da amici, quindi gestiamo per stare più in compagnia con altri, con l'ombrellone magari si è troppo fermi in un posto e obbligati a stare sempre nella solita spiaggia. Invece avendo due bambini è bello andare un po' di qua, un po' di là. Ha fatto il primo bagno? Lui lo vuole fare, Matteo, però penso che è ancora prestino. Pure qualche temerario c'è stato oggi. Sì, diciamo che forse sarebbe anche bello farlo, anche se è fredda l'acqua, però non sono organizzata, quindi meglio evitare. Avanti con i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Pesaro. Lo afferma il sindaco Matteo Ricci dopo l'incontro di ieri a Roma con il responsabile di ingegneria e investimenti di Direzioni Stazioni RFI, l'architetto Antonello Martino. Gli interventi, ha proseguito il primo cittadino, inizieranno a gennaio 2023 e si concluderanno nel 2024 per l'anno che ci vedrà protagonisti come capitale italiana della cultura. Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione del fabbricato che ospita la stazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'ammodernamento degli impianti di informazione al pubblico e il restyling delle pensiline. Anche il sottopassaggio di collegamento fra i binari sarà rinnovato e il fronte di accesso alla stazione lato sud verrà riqualificato con la realizzazione di un nuovo fabbricato. E ci spostiamo a Marotta, che è pronta ad ospitare 45 artisti per la seconda edizione di Mosaichiamo la città. I particolari nel servizio di Simona Zonghetti.
Trattare temi di attualità, valorizzare l'arte e la bellezza e realizzare mosaici con materiali di recupero favorendo la sostenibilità. Sono questi alcuni degli obiettivi di Mosaichiamo la Città Festival 2022, l'evento artistico internazionale che dal 18 al 24 maggio vedrà sul lungomare di Marotta la partecipazione di 45 artisti provenienti da ogni parte del mondo. A svelare il tema della seconda edizione è una delle responsabili del progetto, Cristina Cucchi. Quest'anno il nastro dell'amicizia, appunto, è per dimostrare che attraverso l'arte si possono creare nuove relazioni. Appunto, il nastro dell'amicizia, che è di ispirazione libera e ogni artista andrà a realizzare circa un metro di mosaico, nella congiunzione con l'altro artista ci dovrà essere un aggancio fluido, proprio come un'amicizia. In particolare il 23 e 24 maggio verranno installate le opere realizzate, che rimarranno in forma permanente ad arricchire la galleria d'arte già nota come Lungomare dei Mosaici. La presentazione ufficiale poi avverrà nel pomeriggio del 24 di fronte al pubblico e alle autorità locali. Gli artisti realizzeranno le loro opere su rete e lavoreranno sotto alcune tensostrutture che verranno montate nel parcheggio di Villa Valentina. In questo modo, se fosse cattivo tempo, potranno lavorare comunque. Inoltre ci sarà un banner con tutti i mosaici a progetto che sono stati fatti negli anni, e in questo modo i visitatori potranno fare una passeggiata nel lungomare e sapere quello che hanno di fronte. I mosaici di Marotta, ha poi precisato l'associazione Chiaroscuro, è una galleria d'arte a cielo aperto visitabile in ogni stagione e a tutte le ore della giornata. Con questo festival si andrà ad arricchire, grazie al lavoro dei mosaicisti del gruppo e dei tanti artisti del mondo che prenderanno parte all'evento, dunque una grande squadra senza confini. Si sta crescendo di più, abbiamo già tanti artisti. Io ringrazio maggiormente il comune, gli assessori, il sindaco, che ci danno questa possibilità, ci aiutano. A ringraziare loro invece il sindaco Nicola Barbieri per l'impegno costante che negli anni ha permesso di creare un prezioso progetto di riqualificazione urbana, facendo conoscere il territorio di Marotta Mondolfo anche fuori regione e all'estero. Ed è una manifestazione importante che porterà nel territorio tanti artisti che tra il 18 e il 24 maggio contribuiranno ancora di più a rendere più bella e accogliente la nostra città. Quindi per noi è un onore ospitarli e sarà un momento di grande festa per tutta la nostra comunità. E parliamo ancora di eventi, perché sabato 21 e domenica 22 maggio torna a Fano il Gran Galà dell'Olio, un programma rinnovato che, oltre alle premiazioni, vede anche una mostra mercato con le migliori produzioni olearie d'Italia e del Mediterraneo al Pincio di Fano. Vediamo. La città di Fano torna ad essere capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva per un intero weekend. Sabato 21 e domenica 22 maggio si svolgerà il Gran Galà dell'Olio, l'oro d'Italia e del Mediterraneo, uno tra i più importanti eventi nazionali di settore dedicato all'olio ricavato dalle olive e dai suoi interpreti principali, gli olivicoltori e i frantoiani. Ma questa edizione porta con sé una grande novità. Per la prima volta si svolgerà nel rinnovato contesto del Pincio Expolia il Salotto dell'Olio, ovvero una mostra mercato delle migliori etichette olearie d'Italia e non solo. 30 le aziende partecipanti. In maniera molto ordinata, molto carina, dove ogni casetta conterrà due produttori, uno o due produttori che provengono con i loro prodotti dalla zona del territorio, ovviamente dalla DOP Cartoceto, con alcuni produttori del territorio, dalla Campania, dalla Puglia, dal Molise, dalla Sardegna, e avremo anche la partecipazione molto nutrita di una delegazione di produttori croati dell'Istria, quindi nostri diciamo facenti parte oltretutto della comunità degli italiani dell'Istria, che saranno presenti perché hanno partecipato anche loro al concorso e sono produttori molto bravi al pari dei nostri, che producono oli straordinari che potrete assaggiare e valutare nell'ambito della manifestazione. L'apertura della mostra mercato è prevista per le ore 10 con i migliori prodotti e di grande qualità.
Molti dei prodotti che sono arrivati a concorso sono stati valutati con un punteggio superiore ai 90 centesimi, quindi sono da considerare nell'eccellenza della produzione mondiale. Questo va a vanto di tutti i produttori, con un piccolo merito anche di Olea che negli anni ha stimolato sempre la qualità. I partecipanti alla mostra mercato potranno acquistare i migliori oli d'Italia e del mondo, perché a questa mostra mercato noi abbiamo potuto ospitare un numero limitato di produttori, ovviamente i migliori candidati presentatisi ai concorsi. Questo avviene soltanto a Fano, perché in tutte le altre fiere o mostre la partecipazione è spontanea e non c'è una selezione qualitativa. Questa è l'unica occasione al mondo in cui chi viene può acquistare con certificazione i migliori oli del mondo da ritenere poi pietre di paragone per la qualità in casa tutti i giorni. Le premiazioni, in programma per sabato 21 maggio, si svolgeranno come da tradizione all'interno della Pinacoteca di San Domenico a partire dalle ore 16. La strada che stiamo percorrendo è quella della valorizzazione delle eccellenze locali e ovviamente in questo contesto è anche importante la valorizzazione enogastronomica. Si stanno portando avanti veramente diversi progetti. Olea continua a portare avanti questo grande progetto di valorizzazione dell'olio, come chiamato appunto l'oro d'Italia, con un concorso che ritorna a Fano. Ovviamente in questi due anni di pandemia è stato limitato, ma ritorna a Fano in grande stile, con veramente il meglio della produzione nazionale ed internazionale presente nella nostra città. La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Fano, con il patrocinio e il contributo della Regione, del Consiglio regionale Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, oltre ai vari enti e istituzioni. L'associazione Hauser Filo d'Argento di Fano fa sapere che per l'iniziativa di solidarietà organizzata a favore dei profughi ucraini sono stati raccolti 11 scatoloni di viveri grazie alla collaborazione dei volontari al Conad San Lazzaro e all'Ipercop Il Maestrale. Inoltre, i pacchi raccolti non verranno portati in Romania, come precedentemente detto, ma in Polonia, perché luogo più vicino e più sicuro per la consegna. E vi ricordo che l'ospite di Primo Cittadino di lunedì prossimo sarà il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla 18ª edizione della Colle Marathon, la Maratona dei Valori, condotta da Maria Elena Del Bianco. Ed è tutto. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina con la lettura dei giornali alle ore 7 con Massimo Foghetti. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Thank you.